Vediamo adesso come procedere a un'importazione di un file strumentale. In particolar modo vedremo come importare un file strumentale da strumentazione GPS. Allora, questa è la finestra di benvenuto. Possiamo normalmente andare già qui in porta da strumento e attivare quella che è la creazione di un libretto vuoto con la procedura guidata di importazione. Allora, una parentesi, importare un file strumentale dipende molto dal tipo di strumentazione e dal formato del file che io devo importare. Topografo permette di importare tutta una serie di strumentazioni che adesso vedremo. Io prenderò un esempio per far vedere come poter quindi elaborare un file proveniente da strumentazione GPS. Allora, andiamo su un porta da strumento. In automatico il programma mi permette di andare a creare un libretto vuoto, ma in realtà questa procedura la potrei fare anche in modo manuale, vi faccio vedere come. Quindi eliminiamo un attimo il libretto creato. Quindi io parto in questa situazione, vado su Vista libretto, Nuovo libretto e mi creo il mio libretto vuoto. Fatto questo, vado su Importa strumenti. Mi trovo nella stessa posizione di prima. Ok, quindi la differenza è che dalla finestra di avvio vado ad attivare questa procedura già automatizzata, mentre nel secondo esempio si va ad importare in modo a creare in modo manuale. Detto questo, io vado a scegliere poi il tipo di strumento che io vedo che voglio devo andare a importare. E difatti, qui se andiamo a notare, Topografo mi permette di avere una lista molto ampia di strumentazioni. Il mio file strumentale GPS in questo caso è un Leica, quindi vado a importare il formato file XML. Seleziono quindi la marca della strumentazione, quindi in modo da filtrare quello che è la lista di strumenti disponibili, formato file Leica XML e vado a fare importa file sul libretto. In questo modo mi vado a richiamare quello che è il file del mio rilievo. Clicco su Apri e vediamo di fatti qui nell'interno del libretto mi va a caricare quelli che sono i vari punti battuti sul GPS. Non mi resta quindi che andare ad elaborare il mio libretto. Quindi vado a fare elabora il libretto corrente. Il sistema mi ha elaborato 11 punti e automaticamente questi punti mi fa un report dettagliato di quello che è il mio libretto. Chiudo la finestra di libretto e automaticamente mi trovo i miei punti battuti. Posso andare ad attivare quello che sono le baseline dalla base di collegamento, eccola qui, questa qua l'RTK, è un sistema RTK dove qui ho i miei punti corretti dal servizio delle basi permanenti e quindi questi sono i miei punti battuti. Posso anche mettere in modalità testi costanti in modo da vedere sempre a video tutto il mio rilievo.